Energy Lab, l'energia ovunque, main sponsor Falcon Star Basket. Bar Universo di Luca Soncin, via Callisto Kosulic 169 a Monfalcone, aperto da lunedì al sabato dalle 5 alle 23, tabaccheria, caffetteria, paninoteca, ricariche telefoniche e servizi bancari. Ferro Iulia, una proposta completa per il vostro lavoro con l'alta qualità dei marchi più prestigiosi. Tutto il necessario per l'industria, la nautica, l'artigianato e il professionista più esigente. Inoltre nei locali del Brico potrete trovare un ampio assortimento per la casa e il fai da te, con il servizio duplicazione chiavi e il taglio legno su misura. Banca di credito cooperativo di Turriaco, dal 1896 al vostro servizio. Marina Lepanto, il tempio della nautica a Monfalcone, ad un chilometro dall'uscita autostradale Monfalcone Est. All'interno dell'elegante Darsena troverete servizi completi per la nautica a 360 gradi. Vendita a imbarcazioni Quicksilver e motori marini Mercury e Mercruiser, sia nuovi che usati. Assistenza tecnica qualificata con moderna carrozzeria ed officina master. Ampia piscina, area fitness ed un eccellente servizio di ristorazione. Rispettatori di Teleantena, buonasera da parte di Alberto Pozenel, che anche questa sera deve fare questo lavoro usurante di telecronista di basket. Spero che Gentiloni e il ministro Padoan si ricordino anche di questa categoria e ci diano lo status di lavoro usurante. Bene. Allora, questa sera alla palestra polifunzionale si incontrano la Falcon Star e il Montebelluna per questa decima giornata di andata del campionato di serie C Gold Girone Triveneto. Bene, vediamo intanto. Allora, dunque, la partita è agli ordini dei signori D'Avanzo di Albignasego e Schiano di Trieste. Vediamo intanto il quintetto della Falcon Star, che parte con Scutiero, Bonetta, Tossut, Scherbez e Girardo. Montebelluna risponde con il numero 7 Pagotto, con il numero 15 Alpago, con il numero 11 Pozzobon, con il numero 12 Crivellotto e col numero 5 Sorgente. Dunque, coach di Montebelluna il signor Nicola Mazzariol, assistito dal signor Jacopo Bressan. Per la Falcon Star, ormai sapete, il coach, head coach Gigi Tomasi, assistant coach Matteo Franco, e poi c'è anche, non lo dimentichiamo, Riccardo Tessarolo, anche lui in veste di vice e di DS. Bene, prima palla dei blu di Montebelluna, blu con bordi celesti, bianchi e celesti, e poi la Falcon Star nella tenuta casalinga bianca con i bordi rossi. In palleggio Scutiero, che in questo periodo è certamente uno dei giocatori più in forma della Falcon Star, insieme a Scherbez e a Miniussi. Primo fallo di Girardo. Ah, fallo in attacco. Va bene. In palleggio Pagotto per Crivellotto, per il numero 11 Pozzobon. Ah, seconda azione e seconda palla persa. Ecco Tossut, tenta dall'arco. Tossut, esplode la bomba. Crivellotto, uno contro uno, terza palla persa. È incredibile, Montebelluna sta battendo tutti i record, tre palle in attacco, tre palle perse e anche fallo.
pressing di Montebelluna, lasciamo abbastanza blando. Scherbez, Scutiero, Scherbez imbeccato da Bonetta, si gira, no, rimbalzo, di nuovo no, Pagotto in entrata, bella entrata di Pagotto. Le fasi iniziali che sono sempre fasi di studio, piccole scaramucce, riceve di nuovo Team e costringe al fallo Crivellotto. Sì, no Crivellotto, Pagotto. Scutiero riceve di nuovo, entra nella pitturata, semigancio, prende il tabellone. Beh, insomma, non è un gran inizio da nessuna delle due parti. Non è un inizio scoppiettante come per esempio con San Vendemiano. Che palla intercettata da Scutiero. Poi però approfitta Sorgente e va a segno. Montebelluna passa in vantaggio. Altra palla persa dalla Falconstar. Pagotto libera Pozzobon, Crivellotto, e Crivellotto da due. Cioè, a inizio la camomilla per la Falconstar. Di nuovo Tossut, palla Girardo, e anche Girardo sbaglia l'entrata. Transizione per Montebelluna. Crivellotto, Pagotto libera il numero 5, Sorgente, e sul rimbalzo va a segno Crivellotto. Montebelluna più 5. Ma Gigi Tomasi non dà nessun segno di agitazione in panchina, quindi lo vediamo piuttosto fiducioso. Scutiero riceve da Bonetta, Bonetta fa una finta e va a segno. Più 3 Montebelluna. Pagotto, Crivellotto riceve Sorgente, palla sempre per Crivellotto che consegna a Pozzobon. Bella azione tra Crivellotto e Pozzobon. Montebelluna sta giocando in scioltezza adesso. Girardo per Scherbez, Bonetta liberato Tossut from the corner, poi recupera, riceve un colpo, Miniussi per Tossut, alza il quintetto Tomasi, doppio cambio anche per Montebelluna. Entrano Cusinato, un altro lungo, e il numero 10 Mattiello, il capitano. Scutiero, bellissimo scarico per Scherbez, bellissimo scarico. L'asse play pivot è l'asse fondamentale del basket.
la Falcon Star ha la fortuna di avere due califi per questa categoria che sono Scutiero e Scherbez. Una squadra di basket si costruisce sull'asse play pivot. Mattiello per Alpago, Sorgente sbaglia, contropiede Falcon Star, Bonetta, bellissimo passaggio no look per Girardo, bellissimo passaggio no look per Girardo. Tiraccio di Mattiello, parte il contropiede, Scherbez liberato da Minussi, subisce fallo, ma Scherbez mi sembra che ha stasera la manina un po' tiepida, vediamo se la mette nel forno a microonde e la scalda. Due su due, torna in vantaggio la Falcon Star, che adesso pressa, stava per perdere la palla il Montebelluna, Crivellotto, viene fischiato un fallo a Scutiero, tra l'altro ha fischiato l'arbitro che era di spalle, cioè non l'arbitro che vedeva l'azione dalla parte, diciamo così, di ciò che è accaduto. Bene, rimessa a Montebelluna. Alpago, Cusinato, marcato da Scherbez, semigancio e va. Anche Cusinato a referto. Scutiero, tenta la bomba. No. Mattiello. Sorgente. Alpago cerca anche lui l'uno contro uno, prende un rimbalzone Crivellotto, scarica per Cusinato in modo troppo violento, ma io al posto di Crivellotto da quella posizione lì avrei tentato il sottomano. Rientra Pozzo Bon per Crivellotto. Bonetta. Riceve di nuovo Davidani. Progressione, poi apre per Minussi. Minussi from downtown. Alpago, fischiato il fallo a Vidani, rimessa per Montebelluna, Vidani ha cercato di spiegarsi con l'arbitro, ma l'arbitro, diciamo, non ha dato udienza. È un sottomano di Mattiello e poi Cusinato. Scherbez, palla per Minussi, piazzato,
Minussi in gran forma in questo periodo. Da tenere d'occhio il trio Scutiero, Scherbez, Minussi, perché mi sembra in gran forma. Mattiello, canestro pulito. Girardo, Bonetta, Minussi esce dal blocco, palla per Scherbez, Bonetta dall'arco, e anche Bonetta segna la tripla. Mattiello, stoppato da Minussi. E poi Bonetta riceve da Minussi, che viene fermato con un gesto rugbistico da Pozzo Bon. Time out. Allora, guardando il cammino delle due squadre, dunque, per quanto riguarda la Falcon Star viene dalla vittoria esterna a Due Ville dopo un tempo supplementare e dopo aver perso due partite proprio alla sirena finale contro San Vendemiano e Jesolo. Diciamo che la Falcon Star fino adesso ha perso con Oderzo, Jesolo e San Vendemiano, considerate, diciamo così, di un gradino superiore. E Montebelluna aveva cominciato con una vittoria contro Mestre, poi ha perso 4 di fila, poi ha vinto 2 con Riese e Bassano e poi ha perso di 6 con Oderzo e di 4 in casa con lo Yadran. Comunque è una squadra che non ha mai preso punteggi diciamo così mortificanti o disastrosi, quindi è il segno di una squadra combattiva. E poi tra l'altro c'è da dire che questa sera manca anche il bomber della squadra, che è Mattia Ciman, che è stato a lungo fra i primi 5 frombolieri della categoria. Classifica marcatori che vede in testa Team Scherbez, ma sui marcatori diremo qualcosa più avanti. Palla recuperata da Bonetta, poi persa. Intanto vediamo Cossaro in campo, Pagotto in palleggio, uno contro uno, poi scarica per Cusinato che va a schiacciare. Più 5 Falcon Star. Bonetta gestisce l'azione. Scherbez, Vidani, vediamo se tenta la bomba. La tenta, no. È entrato Cossaro, è un... È del 2000. Mattiello non sa cosa fare, si gira. Bonetta con 10 secondi. Si gira, si rigira. E ottima entrata di Bonetta. E il primo periodo si chiude 23-16 per la Falcon Star. Pubblicità. Energy Lab, l'energia ovunque, main sponsor Falcon Star Basket. Minimax Monfalcone, il locale aperto tutto l'anno sia a pranzo che a cena, dalla pizza tradizionale a quella speciale, succulente grigliate anche per gruppi numerosi ed un assortimento di birre da soddisfare ogni palato, eventi e compleanni dove i vostri bambini potranno svagarsi in tutta libertà.
Nova Edil, azienda affermata nella realizzazione di case prefabbricate in legno, mette a vostra disposizione esperienza e professionalità affinché i vostri sogni diventino le vostre case. Contattateci per una consulenza ed un preventivo gratuito. Studio Benigni, professionalità da oltre 30 anni della gestione amministrativa del personale per numerose aziende del territorio. Ora anche assistenza fiscale e previdenziale ai lavoratori delle aziende convenzionate. Venite a trovarci per una consulenza gratuita. Assicuratrice Valpiave, agenzia a Gorizia, subagenzie a Monfalcone, Cormons, Gradisca di Sonzo e San Daniele. Eccoci cari telespettatori per il secondo periodo di Falcon Star. Montebelluna, primo periodo chiuso 23-16 con questi parziali personali: Tossut 3, Bonetta 7, Skerbez 4, Girardo 2, Minussi 7 per la Falcon Star, Pagotto 2, Sorgente 2, Crivellotto 4, Pozzobon 2, Cusinato 4, Mattiello 2 per i blu di Montebelluna. Secondo periodo. Scutiero. Libera Skerbez. Vidani. E viene fischiato un fallo in attacco a Minussi. Minussi letteralmente basito. Alza la mano. E dice... E dalla viale dice: mamma mia, cosa ha fischiato. Ma io sinceramente ho visto di peggio, e adesso qua un altro fallo fischiato a Pozzobon e ha la stessa espressione di Minussi. Cosa mi ha fischiato? Ecco Scutiero. Minussi. Che errore. Ma come mai sbagliano questi errori? È proprio sotto misura. Forse per troppa confidenza. Pagotto. Eh sì. Ogni tanto in difesa applicano la difesa di Natale, cioè le belle statuine. Sono già in clima natalizio. Skerbez parte, usa il corpo molto bene. Skerbez è partito come su un'autostrada. Mattiello. E il numero... E Cusinato subisce il fallo di Bonetta. Vediamo anche col numero 16 Sacchette. Bonetta sacrifica un fallo per fermare Cusinato. Rientra Tossut. Uno su due per Cusinato. Partita, diciamo così, molto fluida, non è per niente feroce dal punto di vista agonistico come è stata per esempio la partita con San Vendemiano. Pagotto, Mattiello per Cusinato. E palla captata da Scutiero, è rubata, poi viene abbattuto da Sacchetti. Veramente Scutiero con i riflessi di un felino. Tossut,
ribaltamento, Scutiero, altro ribaltamento, Tossut tenta l'uno contro uno, fa un cross, e poi Pagotto si palleggia sul piede. Pagotto pressato da Tossut si è palleggiato sul piede. Tossut in palleggio, riceve Skerbetz molto lontano da canestro. Minussi che fa sportellate intanto con l'avversario, riceve, piazzato, Minussi si può spolverare il braccio, perché veramente gli entra dentro tutto. 9 punti per Minussi. Minussi in forma scintillante. Altro fallo fischiato a Vidani, che dice, ma che chiede, ma cosa chiede, cosa ho fatto? Rorato per Skerbetz. E poi rientrano Crivellotto e Sorgente. Pagotto. Beh, insomma, strapotere ai rimbalzi della Falcon Star. Rorato riceve. Scutiero fa una finta, scarico per Rorato, no! Ai ai ai, la percentuale sotto canestro della Falcon Star piuttosto scarsa. Rorato perde la palla e poi c'è un tocco di gamba di Sacchetta. Falcon Star sotto canestro che sta dilapidando valanghe di punti. Scutiero. Altro passaggio sporcato. Intanto c'è un diverbio tra l'arbitro d'avanzo e coach Mazzariol al 12. Sì, al 12. Crivellotto, secondo fallo. Continua il diverbio tra d'avanzo e Mazzariol. C'è aria di tecnico. E Scutiero, no, rimbalzone di Piero Rorato. Ma che passaggio di Vidani, ma Sorgente. Tossut sporca il cambio di mano di Sorgente, commettendo fallo. Girardo per Vidani. Crivellotto fuori per Pozzo Bon, per Sorgente, scarico per Crivellotto e canestro pulito. Crivellotto, veramente 6 punti, bei tiri puliti. Adesso riceve Scutiero, Pozzo Bon spinge un po'. Scutiero, altra finta, entrata e subisce fallo. Scutiero, veramente un califfo.
Scutiero, un califfo per questa categoria qua. Entra il numero 13, Durante. Pressing Falconstar, Pozzobon. Ecco, questo movimento di Pozzobon l'anno scorso sarebbe stato passi tutta la vita, ma quest'anno non lo è più. Crivellotto questa volta cerca di distruggere il tabellone. Scutiero, Tossut. E Girardo sposta, sposta. Vedremo la moviola, ma ha spostato, sì. Ha spostato l'avversario, sì. Sì, sì. Come si diceva una volta la domenica sportiva, vedremo la moviola di Carlo Sassi. Questo negli anni 80. Sì, più 80 che 70, sì. Pagotto. Arresto e tiro. Rimbalzi sempre della Falconstar, parte il contropiede, Tossut, Tossut che va su in modo sghembo, ah sì, Scutiero, cercava il numero, poi recupera Rorato. Altro fallo fischiato a Tossut, che si sta un po' innervosendo e fa innervosire anche coach Tomasi. Eh sì, fare un fallo a metà campo con comandando la squadra direttamente in lunetta, insomma. Pagotto 2-2. Fallo veramente scriteriato di Tossut, parte Rorato, accompagnalo, no? Accompagna l'avversario, ma non fare fallo. Scutiero, da due Scutiero, Durante in palleggio, poco più di 3 minuti al termine. Pagotto si incarta, poi sparacchia Durante, Crivellotto subisce fallo. Time out. Bene, vediamo la classifica, va bene, sapete tutti, Racca San Vendemiano fa un campionato a sé, seguito da Oderzo, poi c'è il trio Falconstar, Caorle e Corno. Tra l'altro Corno nell'anticipo ha vinto di 19 con Padova, San Vendemiano ha vinto di 13 con due ville. Miglior attacco, neanche a dirlo, San Vendemiano 756 punti, peggior attacco Verona 522 con una gara in meno, miglior difesa Caorle 475 punti subiti con una gara in meno, peggior difesa Bassano 722 punti subiti. La Falconstar è terza per quanto riguarda l'attacco 669 ed è quinta per quanto riguarda la difesa 626. Crivellotto in lunetta. Falconstar più 9. Zero su due.
la partita che la Falcostar sta gestendo in modo, diciamo, tranquillo per il momento. Girardo fuori per Skerbetz, scarico per Scutiero, per Bonetta, from the corner Bonetta a quota 10. La coperta di Montebelluna era troppo corta dalla parte sinistra, palla sporcata da Scutiero. Rimessa dal fondo. Pagotto tenta da lontanissimo, altro rimbalzo Falconstar. Scutiero apre per Girardo, entrata di Girardo che fa uno strambolotto. Crivellotto. Crivellotto questa volta prende il ferro. Scutiero per Bonetta. Girardo. Piero. No. Piero dall'angolo. Va bene Piero, ritenta ancora. Durante. Crivellotto. Crivellotto anche da fuori. 9 punti per Crivellotto. Sta tenendo a galla la sua squadra, Crivellotto. Skerbetz. Scarico per Piero. Scutiero from the corner. Falconstar più 12. Uno Scutiero veramente dominatore del campo. Durante. No. Prende il rimbalzo Crivellotto e subisce fallo. Diciamo che Crivellotto sta tenendo a galla la sua squadra, eh. Undici punti per Crivellotto. Ricordiamo sempre che a Montebelluna manca il suo fromboliere principale che è Mattia Ciman. Alla Falcostar manca Daniel Tonetti perché si è scavigliato contro San Vendemiano. Furbata di Bonetta che riesce in extremis a recuperare un pallone straperso. Di nuovo Bonetta, scarico per Skerbetz, piazzato Pulito che non va, e poi c'è Durante che scambia Cusinato per l'uomo gomma. Ma Cusinato è alto e grosso ma non ha i superpoteri. Dunque ricordiamo la classifica marcatori che vede Skerbetz primo con 178 punti, secondo è Marco Mossi a 147, 30 punti indietro, poi viene Andrea Carlesso di Riese 146, Filippo Sabadin della UBI Padova 145, Giulio Colamarino di Oderzo 144. Skerbetz per il momento è a quota 6. Più 10 Falconstar.
diciamo una partita che la Falcostar sta gestendo in modo tranquillo. Poi tra l'altro con questo Scutiero e con questo Scherbez, diciamo che il Montebelluna dovrebbe fare veramente una partita monstra. Scherbez, ecco Vidani rientrato, Girardo si gira, si rigira, ma Girardo sta facendo un po' di strambolotti, va bene, e il primo tempo si conclude 38-28 per la Falconstar. A risentirci. Energy Lab, l'energia ovunque, main sponsor Falconstar Basket. Bar Universo di Luca Soncin, via Callisto Cosulic 169 a Monfalcone, aperto da lunedì al sabato dalle 5 alle 23, tabaccheria, caffetteria, paninoteca, ricariche telefoniche e servizi bancari. Ferro Iulia, una proposta completa per il vostro lavoro con l'alta qualità dei marchi più prestigiosi, tutto il necessario per l'industria, la nautica, l'artigianato e il professionista più esigente. Inoltre nei locali del Brico potrete trovare un ampio assortimento per la casa e il fai da te, con il servizio duplicazione chiavi e il taglio legno su misura. Banca di credito cooperativo di Turriaco, dal 1896, al vostro servizio. Marina Lepanto, il tempio della nautica a Monfalcone, ad 1 chilometro dall'uscita autostradale Monfalcone Est. All'interno dell'elegante Darsena troverete servizi completi per la nautica a 360 gradi, vendita a imbarcazioni Quicksilver e motori marini Mercury e Mercruiser, sia nuovi che usati, assistenza tecnica qualificata con moderna carrozzeria ed officina master. Ampia piscina, area fitness ed un eccellente servizio di ristorazione. Arriva per la prima volta in Italia The Elton Show, una celebrazione del Rocket Man. Il concerto spettacolo si terrà martedì 19 dicembre 2017 al Teatro Orazio Bobbio a Trieste alle ore 20:30, arricchito da preziosi video, fedeli copie degli sfarzosi costumi originali e una scenografia di assoluto rilievo. The Elton Show, una celebrazione del Rocket Man. Martedì 19 dicembre 2017 al Teatro Orazio Bobbio a Trieste. Prevendite al Ticket Point, biglietteria del teatro e sul circuito Viva Ticket. Eccoci cari telespettatori di Teleantenna per il secondo tempo di Falconstar Montebelluna 38-28 per i domaci, per i padroni di casa. Dunque, allora, devo dire che Sono stato ripreso da una signora seduta qua vicino a me che sospetto che sia un insegnante di lettere, perché mi ha detto che gli strambolotti non si fanno ma si dicono. E allora, siccome io ho paura del voto, perché mi ha minacciato di mettermi anche un voto basso, no, alla telecronaca, e siccome io ci tengo molto, allora non userò più il termine strambolotto, ma userò il termine fettecchiata, che tra l'altro che mi piace di più. Quindi Girardo ha collezionato una serie deprimente di fettecchiate verso la fine. Adesso spero di aver recuperato, non so, qualche volta, di arrivare almeno a 6. Che del suo registro personale mi metta 6. Sono come i ragazzi delle superiori che puntano al 6. Ecco, Pagotto riprende il secondo tempo, quindi dirò d'ora in poi dirò sempre fettecchiata, che tra l'altro anche mi piace di più. Cusinato fa una cosa che non deve mai fare un pivot, cioè tirare da 3. E Scutiero Se io fossi un dirigente di basket, io metterei per contratto che il pivot non deve tirare da 3. Ci pensano altri, però mi dicono che io sono fermo al basket degli anni 70. Vabbè, io sono un uomo degli anni 70. Pagotto lotta a rimbalzo. Crivellotto, Pagotto, secondo me ha pestato la linea di fondo, Scutiero,
scarico per Bonetta, Minussi piazzato, no, Sorgente, Crivellotto, tiro stitico di Crivellotto e Bonetta inventa una Veronica. Falcon Star più 12. Sorgente. Pagotto. Stoppato da Girardo. Scutiero. Accelera. Bellissimo assist di Bonetta per Girardo. Ma Girardo stasera proprio non c'è. Questa sera Girardo proprio non c'è. Non, Girardo non pervenuto. Palla rubata da Bonetta. Che poi finisce per le terre. Falcon Star che sta premendo sull'acceleratore. Scutiero entra nella pitturata, scarico e Bonetta si può spolverare la manica. Bonetta che ha, dove va Scherbez? Fa un po' di footing per conto suo, non è d'accordo. Ha fatto una corsetta per sfogarsi piuttosto che dare un pugno all'arbitro, ha detto va, mi metto a correre. Crivellotto, errore. Minussi. Scutiero, Girardo, azione che si sta incartando, bell'1-2, poi Girardo, ma è stato stoppato, sì. Errore di Pagotto, e Bonetta invece non sbaglia. 17 punti per Bonetta. Bonetta in versione Lewis Hamilton. Sorgente dove va? Cosa fa? Cusinato, erroraccio. Montebelluna che è... No. Montebelluna che deve, è rimasta negli spogliatoi. No, proprio fa... Sono cose illogiche. Scherbez parte, dice di aver subito fallo. Mattiello si schianta contro Minussi. Scherbez, ribaltamento e poi palla che va nei seminati. Time out. Dunque aggiorniamo
aggiorniamo i parziali. Tossut 3, Bonetta 17, Skerbetz 6, Girardo 2, Minussi 9, Scutiero 8, per Montebelluna Pagotto 6, Sorgente 2, Crivellotto 11, Pozzobon 2, Cusinato 5, Mattiello 2. Squadra ferma a 28 punti. Forse questo dice qualcosa sulla, su quanto manca Mattia Ciman a questa squadra. Pressing Falcon Star. Pagotto in palleggio. Dunque esce Sacchet, sì, col 16. Tenta anche lui. No. E poi c'è il fallo di Sacchet su Bonetta. Sacchet, terzo fallo. Falcon Star a più 17. Girardo per Skerbetz, perde la palla, la recupera, ma poi finisce oltre la linea di fondo. Sorgente. Sacchet spostato da Skerbetz. Poi Sacchet fa un gesto che non si deve fare. Vidani e Rorato per Girardo e Skerbetz. Sacchet segna il primo punto di Montebelluna nel secondo tempo. 1-2. No, scusate, 2-2. Falcon Star più 15. Vidani. Ancora virgola per Vidani. Scutiero. Scarico per Piero. Dall'arco Minussi prende il ferro. Ha toccato il ferro. Non può essere 24 secondi perché ha toccato il ferro. Vabbè, svista del tavolo. Si è visto chiaramente che ha toccato il ferro. Devono riprendere da... Ma consiglierei una visita oculistica. C'è il centro oculistico Pontoni qui a Monfalcone, consiglierei una visita oculistica, perché l'hanno visto anche da Piazza della Repubblica che ha toccato il ferro, e quindi bisognava ripartire da 14 secondi. Sacchet e fallo di Sorgente. Beh, insomma, svista clamorosa sia del tavolo che della coppia arbitrale. Un
terzo periodo in cui si è segnato con il contagocce, parziale di 7-2 per la Falcon Star, parziale da mini basket. Cosa fa Bonetta? Libera Piero Rorato che va a segno. Rientra il numero 15 al pago per Sorgente. Più 18 Falcon Star al pago per Cusinato, usa il corpo e va a segno. Bonetta va a sinistra per Piero Rorato e altro canestro bello pulito di Piero. Bravo Piero. Mattiello. Vidani. Liberato da Tossut. Altro cambio per Bonetta. Se ne va Pagotto e poi salto a due e palla biancorossa. Diciamo che Pagotto si è lasciato prendere un po' dalla foga agonistica. Scherbes per Minussi. In play è Bonetta, poi riceve Vidani che non trova spazio per le sue bombe. Scherbez si crea il tiro con grande eleganza. Ottavo punto. Sacchetto. Supera bene Tossut, ma poi non finalizza. Fallo in attacco a Tossut. Fallo in attacco a Tossut. Al pago Montebelluna, al pago, parabola altissima, poi prendere un imbalzone Sacchet. Falcon Star che ha la partita saldamente in mano, perde un pallone Tossut, Pagotto, altro errore di Pagotto e Scherbez entra di sinistro, entrata da manuale. Altro errore di Sacchetto, più 20 Falcon Star.
gestione dell'arancia. Bonetta. Bonetta! Bonetta, altro che gestione. Cucina anche questa arancia torrida. E poi Sacchette nel finale va a segno anche lui. Finisce il terzo periodo 57 a 36 per la Falcon Star. Pubblicità. Eccoci. Vado. Eccoci cari telespettatori di Teleantenna per il quarto periodo di Falcon Star Montebelluna sul punteggio di 57 a 36 per i domaci. Energy Lab, l'energia ovunque, main sponsor Falcon Star Basket. Minimax Monfalcone, il locale aperto tutto l'anno sia a pranzo che a cena, dalla pizza tradizionale a quella speciale, succulente grigliate anche per gruppi numerosi ed un assortimento di birre da soddisfare ogni palato, eventi e compleanni dove i vostri bambini potranno svagarsi in tutta libertà. Nova Edil, azienda affermata nella realizzazione di case prefabbricate in legno, mette a vostra disposizione esperienza e professionalità affinché i vostri sogni diventino le vostre case. Contattateci per una consulenza ed un preventivo gratuito. Studio Benigni, professionalità da oltre 30 anni della gestione amministrativa del personale per numerose aziende del territorio. Ora anche assistenza fiscale e previdenziale ai lavoratori delle aziende convenzionate. Venite a trovarci per una consulenza gratuita. Assicuratrice Valpiave, agenzia a Gorizia, subagenzie a Monfalcone, Cormons, Gradisca di Sonzo e San Daniele. Partita che la Falcon Star sta gestendo in modo totale. Scutiero potrebbe anche giocare con una tazza di cappuccino in mano. Intercetto di Vidani, poi prende anche il rimbalzo. Rorato. Scutiero con un numero da circo mantiene la palla, poi però pressato dai secondi, poi fa un cross. Entrata di Alpago. Riceve Bonetta. Scherbez. E fallo in attacco fischiato a Scherbez. Perché si aiuta col gomito. E Scherbez dice all'arbitro, dice sì, però l'altro aveva le braccia orizzontali, non verticali. Quindi è lui che mi ha fatto fallo a me. Sacchette. Lungo. Prende anche il rimbalzo, sbaglia. Scutiero. Bonetta. Vidani. No. Scherbez, rimbalzo e canestro. Thank you.
Durante, Pozzobon, vede Sorgente, tocca per ultimo. Bonetta sotto per Scutiero, per Scherbez, piazzato, no! Sacchet tenta di nuovo, prende di nuovo il ferro. Rorato tenta l'uno contro uno, no, scarica. Tripla di Scherbez. A quota 15. Piero Rorato ruba un pallone. Poi Bonetta accelera. Bonetta veramente in serata di grazia. 22 punti. Sorgente, uno contro uno. Marcato molto bene da Piero che gli oscura il canestro. Sempre riceve Rorato, Vidani, palla sotto per Rorato, intercetto di Durante, questo è passi, eh sì, al terzo passo scatta l'infrazione. Falcon Star più 26. Questa per Montebelluna sarebbe la sconfitta veramente più rovinosa della stagione. Scutiero, gestione dell'arancia, sempre Scherbez, si gira, poi lotta ai rimbalzi. Al pago. Si incarta. Sorgente, tiro della disperazione. Montebelluna che fino adesso nel secondo tempo ha segnato la miseria di 10 punti. Scutiero scarica per Bonetta, questa volta prende il tabellone, ma c'è Scherbez, altro califfo della categoria. Cossaro per Bonetta che si prende gli applausi del pubblico. 22 punti Bonetta, 18 Scherbez. Falcon Star più 29. Pagotto. Durante. No. Scutiero sotto per Girardo, vediamo. Oh là, tiro in step back di Girardo. Oh là,
Altro errore di Pagotto. Falcon Star più 31. È entrato anche col numero 6 Pizzolato. Largo ai giovani. È entrato anche Cossaro. Eccolo. Stoppato da Scutiero. Scarica per Crivellotto che fa una cosa inguardabile. Girardo. Rorato. No. Fallo fischiato a Rorato. Fuori Rorato, dentro Cestaro. Andrea Cestaro del 2000 come Cossaro. Sorgente, errore, recupera Crivellotto, anche lui prende il ferro, bene, la Falcon Star porta a casa una vittoria netta, è entrato anche col numero 4 Nicola Tartini per Montebelluna. Una vittoria tranquilla, praticamente comandata dall'inizio alla fine. E il numero 6, Pizzolato, mette la tripla. Scutiero in palleggio. Dunque nel prossimo turno, ormai possiamo pensare già al prossimo turno, la Falcon Star rende visita a Codroipo sabato prossimo alle ore 18:30, mentre Montebelluna ospita San Vendemiano. E deve augurarsi di recuperare Ciman, sfondamento di Scherbez, perché contro San Vendemiano c'è poco da fare, poco da scherzare. E anche Scherbez si prende i suoi applausi, anche Scutiero dentro, di nuovo Piero Rorato e Tossut. Pagotto. Un minuto al termine. Top scorer dell'incontro Luca Bonetta 22 punti, Scherbez 18, per Montebelluna Crivellotto 11 punti. Doppio palleggio per Tossut. Bene, una partita che la Falcon Star ha gestito dall'inizio alla fine. Pagotto a segno. Gli hanno dato da tre. Pagotto va a 9 punti. Girardo va a 6 punti. Crivellotto, semigancio, ormai... Crivellotto non gli va più dentro niente. Riccardo Tossut da lontanissimo. No.
Eccoci. Tiraccio di Pagotto. 4 secondi al termine. 71 a 44 per la Falcon Star Cossaro. E con questo ultimo tiro di Cossaro si conclude l'incontro con la netta vittoria della Falcon Star. E visto che siamo nel centenario delle celebrazioni della Prima Guerra Mondiale, Montebelluna può andare a bersi un amaro caporetto. Bene, saluti a tutti, alla prossima da parte di Alberto Posanel e del carissimo tecnico Ferdi. Buona serata. Siamo qua con Luca Bonetta, giustamente MVP dell'incontro, e 22 punti, poi tanto lavoro sia in cabina di regia, entrate, eri in una grande serata. Sì, oggi diciamo è andata meglio del solito rispetto alle ultime volte, no, sono contento di come ho fatto, soprattutto sono contento, grazie coach, sono contento dei punti in classifica in realtà, come sta andando il campionato, sono più contento di questo in realtà. E fino a questa sera diciamo c'era il triangolo, cioè Scherbez, Minusi, Scutiero in gran forma, adesso è un quadrilatero perché ti sei aggiunto anche tu. Sì, diciamo, era ora, voglio dire, se posso dare un contributo meglio così, spero di fare, cioè di dare comunque il mio contributo in altre maniere durante le altre partite, e il coach me lo dice, quindi sono contento di comunque di come sto facendo, se segno di più meglio per noi, meglio per tutti, insomma speriamo vada avanti così. Prossima partita, derby regionale contro la Codro Ipese, e potete fare un'altra impresa in trasferta? Speriamo, insomma, noi ce la mettiamo tutta, loro sono un bel gruppo, da tanti anni sono sempre quelli, si conoscono molto bene, anche se hanno cambiato alcuni tasselli, giochiamo di sabato, quindi comunque per noi è un po' diverso, ma insomma lì è sempre difficile giocare, anche l'anno scorso abbiamo fatto fatica, abbiamo perso anche 2 anni fa, quindi insomma si fa fatica, sarà comunque una partita molto impegnativa, poi un derby è sempre un derby alla fine. Allora, complimenti per la partita di questa sera, MVP dell'incontro. Grazie. Eccoci con coach Mazzariol di Montebelluna. Alla fine l'assenza di Ciman si è fatta pesare o secondo te ha contribuito a questa, diciamo, a questa sconfitta così larga anche qualcos'altro? Sicuramente pesa perché è un giocatore che per noi è importante. Siamo anche in un momento di così involuzione tecnica che ci porta a sbagliare molto. E poi a sbagliare anche magari i tiri sia da sotto che aperti da 3 punti che di solito metteremmo, e quindi siamo un po' in una fase di depressione, evidentemente devo pensare a un qualcosa perché la squadra ne esca, è la prima partita dove molliamo, abbiamo sempre giocato tutte le partite fino all'ultimo minuto se non all'ultimo tiro, probabilmente il fatto che la maggior parte le abbiamo perse ci ha un po' messo delle insicurezze che oggi sono emerse tutte, complice l'assenza di Cimano. Infatti, guardando qua negli appunti che mi sono... voi la sconfitta più pesante fino adesso era un meno 9 contro Santa Margherita. Per il resto avete perso sempre con differenze molto molto piccole. E questa sera che avete perso in modo così largo? Sì, anche quel meno 9 poi è maturato sugli ultimi 2 contropiedi così rubati, ma... fino a un minuto 50 secondi dalla fine eravamo mi pare a meno 4, meno 5, quindi anche quella ce la siamo giocata alla fine. Ripeto, così a caldo penso che magari questo ci stia un po' pesando psicologicamente. Siamo una squadra tanto nuova e che dall'inizio dell'anno penso si sia allenata tutta insieme 3-4 volte, perché a turno abbiamo avuto dei problemi. Tutto incide e oggi c'è un po' pesato tanto l'aspetto psicologico di questa cosa. Recuperate Ciman per San Vendembiano? Dubito, perché è un problema muscolare che vogliamo recuperare bene, e valuteremo anche, perché non è, per carità, dobbiamo recuperare qualche punto anche qua e là, però non sarebbe una delle partite nostre da vincere, insomma, quindi metteremo tutto nella valutazione che faremo venerdì e decideremo. Bene, in bocca al lupo contro la Portaerei San Vendembiano. Grazie mille, venderemo cara la pelle, spero.